Eccoci anche oggi su Twitch, nuova diretta, nuovo ospite, Luca Margaroli direttamente dal Challenger di Lugano. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Fa piacere essere qua con il fiore dei giornalisti italiani. Fiorfiore dei giornalisti Vabbè, italiani, vabbè. Fiorfiorino, se proprio vogliamo Ecco, infatti. Vabbè, penso che possiamo chiuderla qui. Cioè, tutto quello che È potevamo tirar finita, fuori. iniziata e finita la diretta. Esatto. La chiudiamo così. Allora, Ciao con il mio Lugone. solito entusiasmo, dico gli altri due sono Luca Fiorino e Matteo Mosciatti. Buonasera a Buonasera. tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Tra l'altro vedo Vai. già fermento tra i Già fermento. Sì, commenti. c'è Anche il fermento. direttore Alessandro Nizegorocev, che Sì, si sì, sì, saluta. sì. Dice mi ha Sì, spodestato. sì, chiaramente parole felici. innalziamo di parecchio la qualità con Luca Margaroli e senza Alessandro Nigegorodzev. I nostri ospiti possono beneficiare dell'arrivo del nostro doppista preferito, che sarà oggetto delle vostre domande, ragazzi. Quindi, insomma, regolatevi perché vi siete scatenati abbastanza in questi giorni. Però ecco, oggi tocca a Lugone, che è nel bel mezzo di una Players Lounge, tra l'altro, no? Sì, sono qua a Lugano, abbiamo appena finito i match, sai, gli indoor vanno alle lunghe, le giornate, quindi sono appena uscito dal campo, dall'allenamento serale. Ma come Challenger stai? di Hawaii. Qua bene, cioè, tanto lavoro, comunque sto dando una mano ai miei che hanno organizzato il Challenger, quindi mi sto sdoppiando tra un po' l'organizzazione, quando salta fuori qualche problemino, essendo il primo Challenger che organizziamo. E poi da domani invece dovrò mettere l'organizzazione da parte e si fa sul serio. Un doppista che si sdoppia è carina come uscita, molto bella. Dai, Tra carino, l'altro, carino, no, però, no, no, veramente. no, 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 però entriamo nel vivo, no? E siccome il doppista, il compagno di doppio di Luca di questa settimana, un signor doppista, vogliamo un po' sapere com'è nato, no? Questa collaborazione, questa partnership per questa settimana. Jack Sock, per chi non lo sapesse. Ma sinceramente non potevo quasi pescar meglio come compagno, considerato sicuramente, se non il più forte, uno dei più forti doppisti in circolazione, quindi sono sicuramente felicissimo di questa opportunità. È nata un po' che Mergea, che il mio compagno attuale, si è infortunato purtroppo al ginocchio, fuori qualche mese, si dovrà rioperare, quindi ero un po' alla ricerca, come sempre, settimana per settimana. Dovevo farlo con Usler, ma ha deciso di andare a Miami a fare le qualificazioni. E avevo contattato Jack invece per la wild card in singolo. Gli avevamo offerto la wild card in singolo qua a Lugano, perché comunque per un challenger è un bel nome, soprattutto per una prima edizione come qua a Lugano. Jack era qua, gli ho detto, ma non è che hai voglia di fare un doppio anche a Lugano. E niente, ha accettato, quindi fa piacere. Ecco, prima di leggere le domande, com'è nata l'idea di organizzare il Challenger di Lugano, che è la prima edizione indoor, però ricordiamo che circa 10 anni fa c'era su Terra Rossa ed era un gran bel Challenger, le ultime due finali, Wawrinka, Starace tra l'altro. Ecco, e poi molti non lo sanno magari, ma voi l'anno scorso, dopo la pandemia, a Kadro Panoramica avevate organizzato un'esibizione per i tennisti svizzeri. Ma molti lo sanno anche, secondo me, perché comunque Luca l'aveva diffusa bene insomma, la notizia di questo bel torneo, che anche fra tanti giocatori comunque se ne parlava parecchio. Quindi occhio Pensavo anche al grazie alla mia Margaroli. copertura giornalistica. Quello mai, quello mai. Però occhio anche al Margaroli organizzatore, perché insomma ce l'ha dentro, secondo me. Prego, Luca. Ma era uscito un bel evento a luglio l'anno scorso per i ragazzi, per i giocatori e le giocatrici svizzere, quindi gli sponsor sono rimasti contenti. È stato un po' scelto all'ultimo di fare un challenger, sinceramente. L'idea era quella magari di farlo d'estate, sempre al circolo dei miei a Cadro, sul cemento all'aperto. L'ATP invece ho incontrato sia poi a Biella in ottobre che a novembre a Ortisei, il responsabile, mi ha detto, ah dai, proviamo a farlo indoor se potete, non abbiamo date. Niente, ci ha un po' spinto, diciamo così, oltre che aiutato finanziariamente. L'ATP sta dando una bella mano per i challenger e niente, abbiamo colto questa, diciamo, questa sfida, perché non è un momento facile, e soprattutto qua in Svizzera i costi sono alti, sinceramente.
Sì. Immagino che questo incida abbastanza, ma in relazione magari al Covid, qual è stata la problematica maggiore nell'organizzazione? Beh, alla fine ci hanno tolto il pubblico, quindi un po' ce l'hanno tolta di problematiche, sinceramente, perché dovevamo avere 50 o 100 persone, che sarebbe stato ottimo per il torneo, magari riuscire a fare qualche incasso, che qua a Lugano sicuramente la gente era contenta di venire, anche magari dovendo pagare qualcosina, però erano tutti pronti per l'evento. Invece alla fine ci hanno tolto quello, ma da una parte ci hanno facilitato col Covid, perché non c'è da stare attenti chi entra, chi esce, mascherine, dividere i giocatori dal pubblico, quindi un po' quello ci ha facilitato l'evento. E invece il direttore ti chiede del giocatore del momento, Karatsev, tu che hai girato 300 Challenger, ti aspettavi questa scalata? E Domenico poi ricorda giustamente che tu l'hai battuto a Todi. No, ci avevo giocato in doppio, aspetta, quando ho giocato non a Todi, ma all'Aquila. Ero in coppia con Vavassori, abbiamo giocato contro lui, un altro russo. Ma sicuramente un giocatore che i colpi li ha sempre avuti. Sì, cioè, me lo ricordo anche quando era 280, 300. Cioè, uno che la palla la faceva viaggiare. Adesso si è iniziato a tirare sempre dentro. Piccola differenza, sottilissima differenza rispetto a invece dentro Federico vicino di riga, dall'altro. No, vai Lode. No, Federico fa ironia, pensieri sulla tua connazionale bianca, però mi sa la dobbiamo spiegare per chi non ha seguito, perché sì, spiego a Luca e spiego anche a chi non sa di quelli che ci sta guardando. Praticamente oggi, mentre seguivo la conferenza dell'Andreescu, arriva un giornalista e gli fa: buongiorno Belinda, e lei fa: mi chiamo Bianca, però va bene. E lui fa, però aspetta, lui fa con nonchalance: ah scusa, mi sono confuso. Dopo un po' gli fa: comunque come sono i tuoi rapporti con Federer? E l'Andreescu gli fa: non l'ho mai visto di persona. Quindi si scambiano facilmente, sì. Sì. Ecco, quindi almeno Lorenzo Ercoli ha trovato l'addetto stampa che non dovrai, Luca, chiamare mai per i tuoi challenger, perché insomma, ecco, peggio non di... faccio il nome del collega. Lo faremo in privato, collega internazionale, quindi. Lo faremo in privato. I nostri amici sono scatenati, vedo scatenati. Mille domande per Luca. Vai, ricordo in particolare della partita di addio di Chiudinelli. Ma sicuramente l'abbiamo giocata a Basilea, quindi sua città natale. Diciamo che dopo il singolo c'era lo stadio pieno, dopo il suo singolo, mi ricordo Roger commosso a bordo campo, ero lì anche lì a vederla. È stato un bel momento. Poi i due giorni dopo non ho più visto Chiudinelli, che doveva giocare in doppio, tipo il mercoledì, e fino al mercoledì pomeriggio non si è più presentato. Mi sa che è andato a festeggiare un po' la fine carriera. E il doppio però è stato bello, no? È stato bello dividere l'ultimo momento con Marco, sinceramente. Ci siamo avvicinati un po' alla fine della sua carriera. Prima, diciamo, ci conoscevamo poco. Abbiamo giocato poi la mia prima Davis, è stata la sua ultima. E lì ci siamo conosciuti un po' di più, abbiamo preso un po' sotto la sua ala in Coppa Davis, è stato un bel momento. Luca, hai 29 anni e sei numero 142 del mondo di doppio, ma che momento è della tua carriera? Nel senso che adesso, ok, stai organizzando questo torneo che ci ha raccontato, giochi anche, ti vediamo sempre in giro per tornei Challenger e non solo, comunque, perché insomma anche a livello più alto hai occasione di giocare. Che momento è della tua carriera? Ma sono in una fase un po' di mezzo, perché sono 2-3 anni che sono tra il 128, che era il mio miglior ranking, e il 140 che sono adesso, e mi manca un po', che ne so, forse la continuità, quei 4-5 risultati in un anno, perché di Challenger qualcuno ne ho vinto, tante finali ne ho giocate, e proprio quella continuità magari nelle partite importanti, ho perso diverse finali che magari potevano fare la differenza per fare il salto sopra. E alla fine serve quello, perché o hai la chance di giocare gli ATP come magari ho avuto quest'anno e fai un risultato, fai il botto in uno che vai in finale o vittoria, anzi vittoria adesso serve, però altrimenti devi essere costante a livello challenge, devi riuscire a vincerne 5-6 in un anno. E poi non è facile. Qui Star ti chiede se... No, dicevo, non è facile se in futuro giocherai. Vadi. Con Andrea siamo, a parte fuori dal campo, siamo amici, quindi
nonostante non stiamo giocando insieme, c'è un bellissimo rapporto. Abbiamo giocato insieme di qualche settimana, di diverso tempo, anzi, fine 2019, inizio 2020, e abbiamo anche raccolto qualche buon risultato. Abbiamo perso purtroppo le ultime tre finali che abbiamo giocato inizio 2020. Poi lui ha fatto un'altra scelta, ha voluto giocare con Sonny, è andata anche molto bene, sta andando, continua ad andare bene, quindi ha fatto un po' il salto sopra quello che è un po' mi è mancato, quindi magari in futuro, non si, cioè, non chiudo la porta, anzi mi farebbe piacere, c'era quasi la chance a questo giro, ma avevo già detto di sì a Sock. Questa volta mi dispiace Wave, ma... un'altra volta, giustamente, giustamente. Invece, tornando a Lugano, hai visto Striker e Riedi che hanno vinto il loro match di debutto e Kim che ha perso oggi con Safiullin. Chi è il più promettente per te? In generale, una tua impressione? Ah, devo dire che tutti e tre stanno giocando molto, molto bene, soprattutto i primi due, Striker e Riedi. Stanno crescendo, io li conosco comunque da qualche anno, li ho visti crescere, e Striker ha fatto davvero un bel salto, non, sinceramente non me l'aspettavo, ci avevo anche giocato 2 o 3 anni fa a squadre, e in questo momento lo vedo molto giocatore, serve bene nei momenti importanti, ha tanta varietà, e Riedi un po' più acerbo forse ancora, ma con ottimi colpi, c'è uno che la palla gli va con facilità. Esagera a volte ancora, purtroppo, cioè, è ancora giovane in quello. Kim forse un po' più indietro rispetto agli altri ancora. Senti, Striker mi è fatto venire in mente il Roland Garros Junior, in cui oltre a trionfare in singolo, lo svizzero ha vinto in doppio insieme a Flavio Cobolli. E quindi ti chiedo, in virtù dei challenger che hai giocato e dei 1000 tornei che giochi ogni anno in Italia, di questi giovani italiani, secondo te, in doppio, chi ha più qualità? Penso a Cobolli, Gigante, Musetti, Zeppieri, Nardi, Forti, ce ne sono tantissimi che poi ogni volta giocano anche il doppio in questi tornei. C'è qualcuno di questi che in doppio ti ha particolarmente colpito? Lo vedi che ha più qualità di altri in quella disciplina? Perché per chi non lo sapesse, il doppio a tratti è veramente un altro sport rispetto al singolo. Sicuramente Lorenzo Musetti è un signor giocatore, non solo in doppio, cioè soprattutto in singolo, ma anche in doppio. Comunque lo si vede che ha una gran mano e sa far tutto, quindi gli viene facile tutto a Lorenzo. Anche in doppio, anche se non è un doppista, le sue cose le fa sempre bene. Invece l'ho visto giocare qualche volta l'anno scorso, che secondo me in doppio gioca bene Cobolli, ha un buon potenziale, risponde molto bene, si muove bene a rete, no, secondo me gioca bene. Poi anche Tigna, no? Io l'ho visto in coppia con Gigante, era un po' lui il trascinatore della coppia, per cui mi dà questa idea di essere molto, molto leader nella coppia, almeno questa è la sensazione che ho avuto io. Sì, tanto il... sì, quello sicuramente, carattere ce l'ha Flavio, poi mette una bella energia in doppio, cioè si vede che comunque ci tiene, gli piace giocarlo, sicuramente avrà dei buoni risultati. E intanto il direttore ha ricordato, almeno ricordacelo tu se è giusto, vedo, vede 2 volte del Lemon Ball. Passati un po' di anni, ma è vero. Però passati un po' di anni, però te li ricordi quei col sorriso, te lo ricordi quella tappa della tua carriera giovanile? Venivo sempre con la famiglia sotto Capodanno a Roma, portavamo, cioè, oltre a me magari le mie 2 sorelle venivano giù anche altri ragazzi della scuola tennis dei miei genitori, quindi è sempre stata una bella tappa. Poi ricordo, ho 2 vittorie e una finale, tra l'altro persa con Micini under 10. Micini. Qui a Roma si dice che ricaccio, vedi? Nonostante Fiorino non sia neanche di Roma, cioè si spaccia per romano, ma sì, in realtà trapiantato a Roma, possiamo dire. Io ho due domande per Luca, poi direi di lasciare spazio a tutti i nostri aficionados. Sì. La prima, abbiamo detto di Sock, ma in realtà che personaggio è?
prima, seconda, ma si capisce quando parla, perché mi è capitato di commentare una premiazione sua, quando si mette a parlare tosto lo slang è difficile da seguire, o sbaglio? Perché tu non sai l'inglese, Luca. No, fidati, è difficile. Ora Luca mi dice, non sei tu l'inglese, non sei tu l'americano. Lo slang americano ce l'ha, però... sì, diciamo che lo capisco, speriamo almeno, perché sennò domani sarà... E l'altra, per chiudere, l'altra, ma questa TP Cup ce la facciamo o no a giocarla? Perché ogni anno il buon Roger una volta sembra di sì, e poi no, e poi non si fa. Sarebbe stata una bella occasione anche quest'anno, no? Anche perché l'ultima volta che ho visto Luca a Parma abbiamo chiuso quella lunga conversazione post cena proprio con questa speranza, con questo discorso ATP Cup, perché effettivamente ai tempi, perché parliamo di novembre, la possibilità sembrava ci fosse. E poi ha aiutato molto anche lo stesso Vavassori, no? In tutto ciò. Come esperienza. Sicuramente sarebbe una bella cosa. Sarebbe sicuramente una bella cosa poterla giocare. Sono 2 anni che ci vado molto vicino e 2 anni che... lasciamo perdere. che non si è potuto fare. No, questa è bella. Questa è una bella diciamo domanda. Così, non si è potuto fare. Possibilità doppio con Roger a Tokyo. Possibilità per un doppio con Roger a Tokyo. Devo iniziare a vincere qualche challenger, no, devo salire, se salgo magari gliela butto lì, però non so sinceramente bene la regola per l'entrata all'Olimpiade in doppio come funziona, dovrei magari sicuramente arrivare verso 70-80 per poter avere chance poi. Ma secondo me basterebbe un messaggino a Roger, poi classifica. No, ma magari ci sta guardando ora, se vuole intervenire. Salutiamolo comunque. Ciao Roger. No, però qual è quella posta? Davide, vai. Dai Davide, quella posta vuole. Vabbè, mo non fa il fenomeno, mosso, che fino a 2 anni fa tu mettevi la posta. Qual è la coppia più forte al mondo? La coppia più forte in questo momento? Ma in questo momento secondo me per Costanza, Pavic, Metkic. Sono sempre lì, hanno già vinto tanto quest'anno e arrivano sempre in fondo alle settimane che giocano, quindi è solo tempo prima che vinceranno di nuovo uno slam. Poi mi ha sorpreso davvero tanto Pollak, che ci ho giocato insieme 2 anni fa, ci ho vinto Ostrava insieme prima della sua salita, rapida risalita al ranking. Uno dei suoi primi challenger vinti, l'abbiamo vinto insieme, è stato bello giocarci. Si vedeva che giocava molto bene, ma non mi aspettavo salisse così in fretta e arrivasse così in alto a rivincere, cioè ha vinto il suo primo slam a fine a gennaio. E con una finale giocata pazzesca, l'ho vista live mentre era a Singapore. Diciamo che l'ha vinta lui quella finale. Al fuoco dentro, si può dire? Almeno da quelle partite che ho visto aveva proprio il fuoco... No? Dentro si vedeva che gli dava una marcia in più in tutto ciò, nel suo percorso. Sì, davvero anche lui una bellissima... Si vedeva che ci voleva tornare su, da quando è partito dai challenge c'era questo obiettivo di tornare su e è andato dritto come un treno e ha vinto la 3-9. Poi sa come giocare, i suoi pregi, i suoi difetti e riesce sempre a... comunque a esprimersi al meglio, a far valere i suoi pregi molto di più di quelli che sono, nasconde bene i suoi difetti, diciamo. E Star invece ti chiede quali sono i tuoi idoli dell'ATP, ma anche del WTA, dato che è difficile trovare chi segue, magari Luca ci sorprende. Ma poi Luca è fidanzatissimo, quindi circuito WTA. No, io farò tennissimo. Sì, vabbè, infatti la domanda però, dai. Sulla Ragout l'ho censurata, se hai notato. Grande signore, esatto. Quale sono. Però non creiamo problemi, non creiamo problemi a Lugoni. Rispondiamo sull'ATP. ATP, assolutamente. No, ATP, sono cresciuto qui poi in Svizzera con Roger... Quindi è difficile dire un altro che non sia lui. Poi mi è sempre piaciuto quando ero più piccolo Tommy Haas, che ho avuto il piacere poi di incontrare a Melbourne l'anno scorso. E quindi ai loro due. Tutti i rovesci di umani, insomma.
Lore, hai saltato una domanda all'inizio, che è un tipo di domanda che i nostri amici ci fanno spesso a seconda di dove sono. Overpower 68 chiedeva a Luca un ricordo di Brescia, è tipo la quinta domanda. Però tu dovresti sapere la nostra politica, che a YouTube non si risponde, però... Vabbè. Ah no, non sapevo. No, tu sei direttore artistico, di Spotface, quindi decidi tu. Luca Tommasini di Twitch. Esatto. Luca, che ricordi hai del torneo di Brescia? Ah, pensavo di Brescia in generale. Brescia in generale, quando ero piccolo, mi ricordo solo il Divincodino a Brescia, quindi andiamo su un'altra cosa. Grande. Giocatore vero, Robertino. Tennis, ho avuto il piacere di giocare a Brescia. Tra l'altro, penso sia stato anche uno dei challenger dove ho giocato meglio anche in singolo. Se non sbaglio, qualificato. Ho vinto con l'Estienne, perdendo un match point con Ignati. Che l'anno in cui ci siamo conosciuti, me la ricordo. Quindi l'anno peggiore della vita a quel momento, poi per colpa mia, ovviamente. E allora, visto che Luca ha parlato anche di singolare, no, vai Luca, non ti volevo interrompere, dicevi? No, mi ricordo, vabbè, oltre il singolo che comunque era andato bene, avevo fatto anche finale in doppio, quindi sicuramente a parte il mancato titolo, un bel ricordo di Brescia. Ci chiedono del singolare, non ricordo quale fosse l'amico che l'aveva scritto, ma sì, pensi di continuare a giocare, insomma, di giocare solo doppio, oppure ti lasci comunque la porta aperta per giocare anche in singolare a settimane? Ma è difficile, dovrei ripartire da zero in questo momento, non ho più ranking, quindi o mi succede che entro in qualche torneo e faccio un exploit e vinco qualche turno e riprendo ranking, subito pronti via, altrimenti diventa difficile tornare a ripartire da zero dai future, dalle quali. La vedo dura. Però diciamolo che sei stato sfortunato, Ultimamente sei stato sfortunato, possiamo dire, che per un soffio non sei entrato nelle quali. Ma sono a Singapore, ho fatto il gesto di prendere il volo diretto, spendendo anche di più per andare a firmare i quali, sono rimasto fuori di uno. Poi invece c'era la chance qua a Lugano, c'era la chance di giocare anche in singolo, ma no, ho preferito lasciare spazio a quelli che lo fanno tutto l'anno. Questa è mentalità da organizzatore del torneo, da direttore del torneo, altro che il direttore artistico Lorenzo Ercoli. Cioè, qua parliamo di uno dovrò sportivo prendere vero. Spunto da lui, infatti, per esatto, il e non solo in questo, direi un po' in tutto. Ci sono altre domande dei nostri amici. Vai, direttore, chi è il tennista più simpatico in assoluto? Il tennista più simpatico, ci metto Tiafo sicuramente, numero uno. Quello più antipatico? Ho anni fa in un challenger in America. Niente, l'ho lasciato sperso in una foresta perché mi sono dimenticato di passare a prendere. Da lì ci siamo conosciuti un po' meglio, è davvero simpatico. E quello più antipatico invece? Magari straniero, così non ci ascolta? Ma antipatico sono... non so... diciamo che parlo con tutti, ma in ottica futura, ma voglio dire, non può crearsi nemici, ma è ovvio che non... Anche questa risposta da direttore del torneo... Qualcuno che in cui ha discusso talmente tanto che si sa. Cosa ne pensi del fenomeno dei frontalieri? Spaziamo anche sui temi che vanno... sulla politica, no, vabbè... Frontalieri in Svizzera posti lavori ci sono, quindi abbiamo pochissima disoccupazione. I frontalieri vengono, lavorano, guadagnano di più e poi tanti tornano a casa, anzi, al circolo dei miei ne abbiamo qualcuno, quindi non posso dire niente di negativo a riguardo. Ma no, finché c'è posto di lavoro per tutti, ben venga. Questa invece è interessante, meglio col francese o col tedesco? Meglio col francese, nonostante la fidanzata sia di Vienna. Invece io a Luca, è una domanda magari anche scontata visto il contesto, però comunque non visto chi la fa.
Esatto, e visto chi la fa, assolutamente. Però non hai neanche 35 anni, quindi non è ancora il momento magari di pensarci, però questa esperienza, unita anche a quella di organizzatore del torneo l'anno scorso, dopo il lockdown, ha cambiato qualcosa nelle tue prospettive quando smetterai di giocare a tennis, considerando che comunque la carriera del doppista spesso va anche molto più avanti di quella del singolarista, però... come ti immagini dopo? Sai già che pensi di restare nell'ambiente tennis? Hai altre idee? Quali sono per adesso i tuoi, sì, diciamo i tuoi pensieri, perché è ancora presto. Ma comunque a 29 anni sicuramente l'obiettivo non è di rimanere nei challenger a giocare il doppio a lungo. O salgo e vado su a giocarmi gli ATP di Slam nei prossimi 2 anni, altrimenti non mi ci vedo con 32-33 anni ancora, a meno che non sono lì vicino, che dici sei 90-100 e dici ma basta magari qualche risultato per fare il salto sopra, ma se dovessi essere ancora 130-140, qualche pensiero a fare altro lo farei sicuramente. Altro anche cosa? Una bellissima vita. Altro, beh, i miei hanno il circolo innanzitutto. Tutto, quindi abbiamo 12 campi qua a Lugano, che è il circolo più grosso in Ticino, e sicuramente gli darei una mano. L'esperienza che ho avuto in giro per il mondo e comunque quei diversi allenatori che ho avuto può aiutare tanto il movimento ticinese. La federazione già l'anno scorso mi ha detto quando finisci le porte sono aperte, puoi venire a allenare in federazione, ma di andare a BN in federazione non mi fa impazzire come idea. Ci sono stato 2 anni quando ero giovane, diciamo che non ho dei bellissimi ricordi del posto, soprattutto, quindi preferisco stare a Lugano nel caso. Poi per la seconda parte, come organizzatore, è qualcosa che mi interessa e mi fa piacere fare, quindi è andata bene a luglio, sta andando bene adesso, è sotto ferro perché siamo ancora nel mezzo del torneo, ma è qualcosa che mi piace fare. In Svizzera le opportunità ci sono, bisogna muoversi e avere comunque un po' di passione per farlo, però i soldi ci sono per organizzare qualcos'altro, quindi se ci si muove con anticipo, magari avere una serie di 4-5 challenge in Svizzera in futuro, perché no? Questo perché tiene in mente MEF Tennis Events e dici lo replichiamo in Svizzera, giustamente, e facciamo il MEF della Svizzera come circuito. No, il MEF, guarda che il MEF, innanzitutto Elena e Federica sono qua con me a Lugano, le ho portate qua perché lavorano benissimo, quindi bravo, una parte bravo. Di MEF è anche qua con me. Bravo. Bravo, perché bravo, che bravo. Perché l'unico che non ha portato è Mosciatti. Esatto, no, perché ha capito. Bravo, ha capito che cioè, insomma, c'è un tipo di professionalità da parte di MEF e poi c'è chi porta, capito, la goliardia e la buffonaggine che è il sottoscritto, che poteva solo dovinargli il torneo. Hai fatto bene, Luca, cioè, scelta comprensibile. No. Devi dire quello che ti ha detto pre-diretta. L'anno prossimo porta a Lugano. È tutto vero. Possiamo dire che il titolo possa diventare chiudiamo le valigie, si va a Lugano. Sì, no. Povero torneo. Partiva con tutte le migliori ambizioni del mondo e poi Mosciatti. Vabbè. Vedo 2-3 domande. Io prima della domanda volevo leggere questa perché se è vera è pazzesca. Sai che giocando il doppio sabato mattina qui a Costan Bar nella Repubblica Dominicana ho scelto te come tennista, ho imitato le tue giocate tecniche. Quindi cioè, il nostro Margaroli deve la voleva urlava Margaroli. Poi che abbiamo il rovescio d'impatto, il rovescio d'impatto rimane quel posto più brutto nella quale posto hai giocato brutto, nel se no Mosciatti Micazia. Vai, scusa, volevo fare il posto più brutto nel quale hai giocato. Sono stato a fare dei future, ho fatto dei future in India, inizio carriera che bello, me li ricordo sinceramente, non mi ricordo esattamente i nomi dei posti, ma non erano città grosse. E c'è questo aneddoto che arrivo all'hotel, mio padre era voluto venire in India con me, non so, aveva fatto questa pazzia e voleva vedere l'India, è venuto con me e niente, arriviamo a sto future e il direttore mi dice no, l'hotel ufficiale è pieno, vi metto in un altro, ma è il più bello della città. Quindi arriviamo dopo, disfatti dopo il viaggio, arrivo, c'è l'hotel che era un disastro. Entro in stanza, impronte sul lenzuolo,
cioè, era una roba, cioè, bruttissima. Chiamo, vado in reception, questa viene, mi guarda il lenzuolo, me lo guarda un attimo e dice: no, no, ma le impronte non è un problema, è pulito, è fatto tipo così con la mano sul lenzuolo per pulire. Ho dovuto dormirci, ovviamente vestito. Questo era il migliore, ricordiamo. Esatto, il migliore hotel della città, pensa agli altri, insomma, che potevano regalare. In Georgia c'è stato. A livello challenger, forse, in Georgia sono stato, però devo dire che, vabbè, campi o sceni, però ho trovato un buon hotel spendendo pochissimo, quindi non ho bruttissimi ricordi. Invece a livello challenger, forse come livello challenger, direi in Uzbekistan qualcuno tipo Karshi che ho giocato, non so se ci tornerei volentieri. Nella blacklist, insomma. Lo scappiamo già. Piovo finalmente umano. Qualcuno che non dice la Georgia, giustamente, dice Domenico. Però chiedono di Dustin Brown. Ah, vai. Hai giocato con Dustin Brown? Non ci ho mai giocato. Dovevo giocarci a Ortisei l'anno scorso, mi ha sciolto. Non volevo usare il ranking protetto, quindi non è venuto a giocare. Ma se tutto va bene, dovrei giocarci a Split tra poco per due tornei. Quindi possiamo rifare una diretta tra un mesetto e vi rispondo. Esclusiva. Abbiamo la notizia. Anche oggi arriva la notizia. Anche oggi abbiamo la notizia a Spalato con Dustin Brown, doppia diretta. Luca più Dustin, pazzesco. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Sarebbe una bella diretta con Dustin. Sì. Fumantina. Andiamo avanti. Dai, Luca, veramente. Sei vergognoso. Andiamo avanti. Sei un pagliaccio, sei. Andiamo avanti. Per la generale, chiede Federico. Se segui, naturalmente. Per la generale, la vincerà. Ma sì, l'ho seguito poco quest'anno, devo dire. A parte l'ultima di Lara Wood, che era su tutti i giornali. Ma no, vabbè, a parte Lara che ho seguito perché la conosco personalmente, però altri ho seguito poco, sinceramente. Comunque Star è scatenato invece, secondo me l'ha pagato Luca perché troppe domande. Qual è la partita di doppio che ti ricorderai per tutta la vita e perché? Probabilmente perché ha vinto, però vabbè, così è nato. No, la prima che ricordo con piacere è Stad, quando ho giocato contro Feliciano Lopez, che era la mia prima vittoria ATP, in coppia con Laxonen, che abbiamo vinto con Feliciano Lopez e Santiago Giraldo, al momento che era 30 al mondo in singolo, è stata sicuramente è un bel ricordo, altrimenti anche se l'ho persa, vedi qua ti stupisco, se l'ho persa la prima Coppa Davis, persi 7-6 da Mirny Vasilevskiy. Però l'atmosfera e comunque l'emozione dell'esordio non si scorda. Con chi è che l'hai fatta la Coppa Davis? Avevo giocato il primo con Bodmer, quindi erano favoritissimi, ma siamo arrivati a set point i primi due set, anzi, tra l'altro da vincere entrambi i primi due set, persi al tiebreak, e poi è finita 7-6. Periodico. Comunque, Star ha preso Luca in simpatia, non so. Sì. Calcio, Formula 1, ciclismo, MotoGP. Vai, divideci in quattro sta risposta. Calcio? Vabbè, calcio, partiamo calcio con la Juve. Vabbè. Con la Juve fino per alla far fine. Felice Fiorino. Ma fino alla fine. Quindi la Juve sicuramente, poi passiamo alla Formula 1. Formula 1 sempre seguito la Ferrari, quindi diciamo che le origini italiane fanno simpatizzare Ferrari. Ciclismo, mi ricordo, lo seguivo da Pantani, quindi mi è sempre comunque piaciuto. Soprattutto l'appuntamento Giro, Tour de France, ogni tanto qualche tappa di montagna me la guardo ancora. MotoGP è troppo facile, Valentino è una risposta troppo banale. Però segui lo sport a 360 gradi. Grande, vedi? Vedi? Vedi la gente. Vedi che anche stare juventino, per quello che c'è simpatia. Sono piuttosto allibito dal seguito basta. Che abbiamo su Twitch. No. Vabbè, devi si stare. Si passa anche alla geografia con l'ultima domanda che ti fa Domenico. Sì. Secondo te qual è il cantone svizzero più bello? Ma Ticino si
sta bene perché è svizzera, quindi tutto bello pulito, organizzato, però si mangia bene ancora come in Italia e la gente comunque è abbastanza aperta, mentre altri cantoni, soprattutto quelli tedeschi, diciamo che sono un po' più chiusi, riservati. È qualcosa che un po' mi manca dell'Italia, sicuramente. Ma tanto tu in Italia, il quale senza... Bravo Domenico. Tanto in Italia comunque Luca Margaroli lo sapete. No! Guillermo Cagnas! Wave! Ma tu non è possibile che gira che ti rigira c'è sempre un wave di mezzo. C'è sempre. Sì. Numero uno. Là di là. Mi chiedi il caricatore del telefono. Ci senti? Ci senti wave? Sì, ti sento. Ma stai sempre in giro, ma poi lì hai portato anche il buon Matthew, il buon fratellino hai portato. Eh sì, qua con me, sì. Tra l'altro, reduce da una vittoria in lotta 10-8, o sbaglio? Wave. Sì, abbiamo rischiato va, oggi. Sono questi due junior che giocano bene. Stryker. Sarebbero i due svizzeri che abbiamo menzionato prima. Stryker. Anzi, pure visto che ci siamo, anche da Andrea ci facciamo dire qual è il suo pensiero su di loro, visto che se ne parla molto. Sì, no, abbiamo iniziato molto bene noi, siamo andati 4-1 sopra, abbiamo avuto anche due palle per andare 5-1. Poi sono stati bravi loro a restare lì attaccati e Stryker hanno dato delle palle break, servendo molto bene, però giocano bene. Sapevo che sarebbe stata una partita creativa anche in doppio, perché poi quando sono così giovani hanno poca pressione, giocano belli liberi. E Stryker sta molto bene, mancino, e anche l'altro ragazzo Riedi, un bel braccio. Arrivo, Sì, poi sì. Rispondono molto, belli avanti. Mi sa che c'è il problema che la cuffia con il microfono se l'è portata via. Se l'è portata via Luca la cuffia. Ti abbiamo sentito basso, ma ti abbiamo sentito. Eccolo. Sì, ti abbiamo sentito basso, ma ti abbiamo sentito. Ci sono già un paio di domande per te. Col caricabatterie. Io ho detto a Luca non più di mezz'ora, siamo a 40 minuti. Abbiamo ancora per Dubai? Rosichi ancora per Dubai Wave? Ma in realtà quando lotti con una coppia del genere più che rosicare sai che può succedere, però ti rendi conto che hai raggiunto un ottimo livello, quindi sono più cose positive quelle che mi porto dietro. La mentalità, questa è mentalità però. Ragazzi. Beh, però comunque ragazzi, più di portarvi anche la coppia Margaroli-Vavassori che ha fatto impazzire mezzo mondo e soprattutto le spettatrici più che gli spettatori di mezzo mondo, noi non potevamo fare questa sera su Sportface. No, quindi siamo superati. Sì, ragazzi, io penso che dopo 40 minuti possiamo anche liberarli, che dite? Sì. Direi di sì. Assolutamente sì. Mi fa piacere salutarli col sorriso, perché ragazzi, una diretta così sarà, penso, impossibile da replicare. Sono serio, cioè con doppio ospite così è difficile, soprattutto quando c'è un chat insieme a noi. Lo so, ragazzi, io ci provo a non abbassare troppo il livello, però niente. Troppa qualità, dai ragazzi, salutiamoci, ci vediamo presto, poi io vi do ai nostri spettatori una piccola chicchetta finale e poi possiamo andare. Ciao Luca, ciao Andrea, grazie di tutto. Ciao, grazie mille. Buona serata. Ciao. Vai, dacci la chicca. Prima di, visto che i nostri amici ce lo chiedevano i giorni precedenti, ieri abbiamo avuto la brutta notizia per un giovane azzurro che comunque ha fatto bene in passato e stava provando ad affacciarsi tramite il circuito Challenger anche a qualcosa di più. Giuliano Cleppo, di cui ci avete chiesto, si dovrà rioperare al polso sinistro il 2 aprile e quindi niente, visto che ci chiedevate di quando sarebbe rientrato nel circuito dopo uno stop che va avanti da diverso tempo perché si è già operato a quel polso sinistro con cui chiaramente colpisce la palla di rovescio essendo lui destro,
dovrà operarsi un'altra volta il 2 aprile e quindi niente Okleppo per qualche altro mese, che poi tra l'altro proprio con Vavassori ha giocato in doppio diverse volte Okleppo e ha anche vinto qualche challenger, forse vinse Francavilla se ricordo bene, quindi niente, chiudiamo con questa triste notizia, come insomma come tristi siamo noi come professionisti, no? Sì, ma in realtà io e noi dobbiamo andare avanti 20 minuti per... ma vabbè, io vi concedo, io ve ne concedo altri 15, io ve ne concedo altri 15 chiudiamo, no, con 15. Allora. 15 perché Ercoli c'ha questa cosa che dobbiamo raggiungere l'ora, se non si sente male. Sì. No, ma noi adesso dobbiamo un attimo, io, a me piace scherzare, a me no, dobbiamo diventare seri, no, okay. A parte gli scherzi, dato che Luca824 ci chiede dei tabelloni di Miami, io ne approfitto per ricordare che abbiamo lanciato un nuovo gioco per i nostri abbonati al canale, che è già partito oggi con i tabelloni WTA, e adesso vi mostro tutto. Ma così... tu l'hai fatto, Moscio? No, eh? Moscio non partecipa. Non l'ho fatto, non l'ho fatto. Perché a differenza vostra non ho tempo per lo svago durante la mia giornata. Ma non lo posso più fare, Lore? ATP, guarda, se vuoi, dato che dobbiamo creare un account per far vedere come si fa, ti creo io l'account e fai tu ora in diretta il tuo tabellone ATP. Pazzesco. La facciamo così? Pazzesco, vai. Perfetto, allora vai, seguitemi passo passo. Praticamente io il link del sito ve lo manderò appunto nel gruppo degli abbonati Telegram, perché chi è abbonato sta pure nel gruppo Telegram con me, Luca Fiorino, Nize, Andreoli e ancora una volta niente Mosciatti. In quel gruppo vi faranno sapere loro che sono giornalisti preparati qualcosa sulla condizione fisica di Donati, che per adesso non sappiamo, ma in quel gruppo vi diranno, ragazzi. Allora, c'è un piccolo problema che devo prima mettere la mail di Mosciatti. Che... La mia mail? Sì. Vabbè, diamola ai nostri spettatori, la sai, è mat.mosciatti@gmail.com con una T. È anche salvata, guarda qua. Username metti Matt Mosciatti. La password scrivimela su WhatsApp, se no facciamo i danni. Sì, la password la invento io. Te la scrivo io, non vai. Mi fido di te. Okay. Metti, anzi no, vai, vai, fammela te. Su WhatsApp vai. È sicura. Fammela te, così se no ti do una delle mie storie che finisce male tutto. Infatti. Già c'ha la tua mail salvata, pensa un po'. Sì, mi sto rovinando la vita con un click, incredibile. Che brutta cosa. Ah, ma devo andare sulla mia mail adesso? No. Ah, ok. Mail, password. Poi quando ti va fammela sapere sta password, sennò diventa brutta cosa. Scrivo la password in diretta. No, forse adesso no. Stiamo rallentando un attimo i tempi, chiedo pazienza agli amici, ma sta arrivando il tabellone. Questo è l'unico modo per far partecipare Mosciatti al... Al gioco dei pronostici, sì. Cioè, perché ho bisogno di insegnanti di sostegno, vedi, questa è la dimostrazione. No, non per questo, ma adesso per altri motivi che non siamo qui a sottolineare. Lore, lo sai che per tutto l'anno, per partecipare a questo gioco, io lo faccio così, lo faccio in diretta con te il tabellone, perché non ho assolutamente voglia di... Perché almeno facciamo content. Siete liberi di insultarmi sui miei pronostici. Comunque oggi Fiorino i pronostici li ha cannati tutti, a mie spese li ha cannati tutti. Lorenzo e Cocciadetto Show, è vero, tutto vero. Che giocatori Lorenzo e Cocciadetto. Ecco la password in anteprima. Vabbè, dai, dammi un po' sto tabellone, dai. Ok, aspetta, faccio vedere. Quando entrate qui nel gruppo Sportface Twitch vi manderò il link, qua ci sarà la password. Ah, che aspettate, c'è un problema. Ah, mo si vede. Ok, la password del gruppo si vede, quindi devo interrompi la condivisione dello schermo, sennò finisce male. L'ho interrotta? No, non l'ho interrotta. No, si vede tutto. che cosa vergognosa. Il gruppo cambierà presto password. Pisa di sì. incredibile. Che vergogna. Dopo questa potrei rassegnare le dimissioni come forse ma più che rassegnare credo che arrivano proprio le licenziamento. Il licenziamento proprio diretto. Comunque, una volta, ecco, nel gruppo qui possiamo vedere i membri che sono i partecipanti: Matteo Mosciatti, Paolo Schiano, Rob Long e tanti altri dei nostri abbonati. Qualità.
qui possiamo rivedere adesso la classifica che si aggiorna in tempo reale, tra l'altro sono già penultimo. Grande, no, scusa, fatemi capire, perché non inizia questo adesso. Questo è il WTA, perché il tabellone del WTA è iniziato oggi. Vabbè, cioè mi avete segato così, cioè, no, quindi non posso vincere. No. Però anche Andreoli non ha messo quello WTA. No, sono classifiche a parte. A posto, c'è, quindi io partecipo solo al maschile. Perfetto. Vabbè, partecipo. Tra l'altro, al momento abbiamo a punteggio pieno Damian Aldo, Peter Woods, Steph Lore, Rob Longa, Paolo Schiano, Pietro E. Praticamente nessuno di noi tre, noi big, noi giornalisti, nessuno. No, io no, ma io non partecipo, ci vedo, non c'ho punteggio pieno. Noi, no. Te vedo. Non sei contemplato perché ha detto giornalisti, per cui. Ah, hai ragione. Vedo. Vai, andiamo. Vai. Però aspetta, prima, perché sennò giustamente perdiamo il filo anche con le domande. Qua Davide Abba, uno dei nostri... infatti, vedi, Domenico, uomo saggio, dice non dimetterti, altrimenti niente buona uscita. Sì, ma non mi distraete, che devo concentrarmi, devo vincere sto gioco. Ma non da quanto è piccolo. Allora, quindi è Querry contro lui il primo turno? Vai, sì. Chi passa? Vai, Querry. Querry. Facciamo tutti i primi turni. Poi Feliciano con Popitin. Sì. Tiafo Travaglia, questa è bella. Tiafo Travaglia, mamma mia. Travaglia. Qualificato 1 contro qualificato 2. Ah, ma quindi ve l'avete fatto così, al buio? No, noi infatti aspettiamo domani che escono i qualificati, però non Ma, no, non ci credo. Non è vero. No, è vero. Raga. Io l'ho non già vero. Io ti giuro che l'ho già No, fatto. Scusami. Vabbè, ma lo puoi modificare, eh? Ma anche esatto. Domani lo puoi modificare, sì. Lo modifichi domani, dai. Domani entro quando? Quando vuoi. Entro le 16. No, allora tu domani mi dici qualificati e me lo fai tu, eh. Io non voglio mai entrarci in questo account. Me lo fai tu. Vai, andiamo avanti, saltiamo i qualificati. Ma non posso saltarli proprio i qualificati? Vabbè, ma mettere uno per poi andare avanti. Non puoi completare, vai, perché sennò... Vai, mettili a caso. Metti a caso, domani ti vengo a cercare se non mi aggiusti. Vai. Erbersosa. Erber. Pospisi il qualificato 3? Tua sorella, andiamo avanti, dai. No, metti il qualificato, sennò ci confondiamo. Metti il qualificato. Qualificato certo. Berankis? Ah, ma no, poi no. I turni dopo sono impiccati, quindi, con i qualificati così. Esatto. Cioè, siamo... Vabbè, ma hai rovinato la giornata. Femminile, dove non abbiamo fatto, dove non si poteva materialmente aspettare le qualificate, ho messo due qualificate al terzo turno. Per quello è molto dettato dal culo, anche che siccome tu dicevi punti 5, punti 4, ma siccome insomma bisogna... Vabbè, ma che Roberto Longa ci abbia il culo in un certo modo, non è che lo scopriamo oggi. Roberto Longa ha messo Andreescu vincitrice, non dico altro. Metti sto qualificato contro Berankis? Sì, Harris contro Lucky Loser perché Murray si è ritirato. Metti Harris, ma poi sarà Lucky Loser o qualificato, immagino, no? No, Lucky Loser. Non, perché a volte in quel caso mettono Lucky Loser o quali e mescolano tutte le posizioni dei quali e dei Lucky Loser tutti insieme. Sì, in teoria sì. In teoria, cioè, sì. So che voi non seguite il tennis, quindi non sapete funziona così, però ve lo dico io, fidati. No, dopo questa sarebbe barra. Mi ha tolto sto credito. Alcaraz, Ruzuori. Bravo, anch'io. Io concordo, sì. Quindi mettete tutti al Alcaraz. Vince se uno secondo Alcaraz. Metti qualificato così. Sì, esatto. Metti tutti qualificati. Intanto poi i nostri amici possono anche scriverci i loro pareri su questi incontri, così soprattutto su ciò che secondo loro Mosciatti sbaglia. Tanto. Kopfer contro Gaston. Kopfer. Concordo. Johnson Hanfman. Come faccio a giocare il mio amico Yannick Hanfman nelle gare perdente? Aspetta, però, calma. No, stai calmo. sì, vai Hanfman. Norri Nishioka. Con Nishioka ho fatto un game a Foligno, tennis tutto Pander 16. Norri. Per questo dico Nishioka. Vedi. Fortissimo. Giron. Non ho mai visto. Chiron, però la pronuncia corretta sarebbe. Chiron contro Paul. Paul. Mazza, molto simile. Leggere. Gere.
No. Duckworth. Qualificato. Mi stai nervosendo. Caruso. Caruso. Caruso vincente. Kecmanovic. Oddio, però sai su Caruso. Aspetta, su Caruso. No, metti Caruso perdente. Metti Uchiha vincente. Solo perché ieri hai sentito la nostra analisi, hai detto. Non vi ascolto mai quando parlate. Metti qualificato con Kecmanovic. Kukushkin. Kukushkin con. Aspetta. Porcell, non è Porcell. Metti. No, oddio, aspetta. Mettimela la wild card, va. Vai. Dammi sta wild card vincente, va. Albot. Sta sentendo male Luca. Corda Albot, corda. Aspetta, stavo digitando. Vabbè, se non ti va di farlo, LOL, basta lo dici, Dai, poi manco uno slam è così lungo i primi turni, incredibile. Cilic Coria. Cilic, dai. Mo Musetti. Lollo. Qualificato 8, qualificato 9, vabbè. Sempre tua sorella, che poi non so, Martina... è una sorella, Lollo? No, per questo non ti sto dicendo niente. Vabbè, se no è più divertente della vita. Pedro Martinez per terra. Vabbè, metti Sangren, dai. No, dopo la pronuncia così non mi puoi mettere Sangren. Lo so, spiazze, però. Imashka. Ma come Imashka? Shardy Kudla. Shardy Kudla, metti... Kudla. Kudla. O'Connell Sousa. Certo che c'è un sacco di partite brutte, ma brutte vere, Mamma mia. Io non la faccio. È arrivato intanto l'abbonamento di Dinami Quadro, che ringrazio. Sicuramente perché appassionato di pronostici e la ve lo dico, io non faccio una diretta su sti primi turni, mi rifiuto di commentarli. O'Connell Sousa, O'Connell. Thompson del Bonis. Thompson del Bonis, del Bonis. Ah, addirittura. Qualificato. Galan qualificato, vabbè sì. Vabbè, anche quello di Verdasco mi sa che rimarrà di qualità. Ma guarda che voi una settimana che dite sta cosa, Verdasco vince 6-2-6-2 e vi mandate tutti a casa. una settimana dite così. Io non dico oggi, stamattina Fiorino cosa mi ha detto, cioè, coraggio lui, ma io non lo dico. Vabbè, Ander della Scottea. Ha detto, sì. Io ho pronosticato handicap 5.5, però Scott ha perso 6-2-6-2. Vabbè, ma ci sta, ragazzi, fa parte del gioco. Certo che per quello, allora Dinami Quadro, per entrare nel gruppo WhatsApp, sì, gruppo Telegram, no, WhatsApp non c'è, gruppo Telegram, scrivimi o su Facebook Lorenzo Ercoli o lorenzo.ercoli@gmail.com o da oggi anche mat.mosciatti. No, non è vero, ragazzi. Manca uno, eh? Vale. Tosta. No, Tosta. Anderson Montero. Vabbè, dai, metti Anderson, dai. Vai. Andiamo adesso a razzo. Non finiamo più. Sì, ma sta cosa dei qualificati mi ha tagliato le gambe proprio. Vabbè, ma domani ti giuro, ti contatto per sistemarli. Domani... Ok, guarda che mi arrabbio se mi fai mettere le cose a caso. Domani ci sentiamo. Non ho voglia di sentirti domani, ma ci sentiamo. Medvedev? Vai. Medvedev? Sì. Popirin. Ah, me lo fai fuori così. Travaglia? Addirittura. Lajovic qualificato 1? Che palle. Metti qualificato, dai, così ci ricordiamo quest'angolo è rovinato. Hai ragione. Metti tutti quelli non qualificati adesso. Bravo, metti Lajovic che poi perderà con Travaglia comunque. Ecco. Vai, mettimi Travaglia già vincente del prossimo turno e sopra metti Medvedev con Popirin. Medvedev Travaglia a sto punto. Medvedev. Ok. Vai sotto. Ogier. Aspetta perché devo mettere in sovraimpressione la fiducia che ci dà Cucciolotto. Non finirete mai.
non a tutti i top. Vabbè, metti Isner, che poi perde con Aliassim. Ok. Metti Struff. Vero? Vince Harris. E Struff Harris? Harris. E con Aliassim? Aliassim. Okay. E Medvedev Aliassim? Medvedev. Ricordiamo che c'è un precedente tra Moscio e Medvedev. Vero. Lo diciamo ogni diretta. Vabbè, vabbè. Ultima partita da me giocata under 18. C'è anche un altro aneddoto che Rublev, quando eravamo piccoli, lo chiamavamo Rublev nei Tennis Europe, quindi... Sei sul pezzo, Lollo. Allora, Zverev, vincente, Zverev. Basilashvili, Zverev, poi con Basilashvili. Zverev, vai. Isner. Come Isner? Isner. Sinner. Oddio. metti Sinner. Comunque i 20 eroi che ci stanno comunque, ancora da qua guardando... da qua è John Isner, comunque da qua quella gente. Anfman Kachanov, vabbè dai, Kachanov, che vabbè. Poi perde con Sinner. Giusto. Che poi Sinner vince con Zverev. Ok. La bomba del Moscio. Intanto Cucciolotto vi seguirò fino alla fine perché voglio vedere Mosciatti chi mette vincente Miami. Io ho un ballottaggio fra due. Non dirlo. Allora, Dimitrov. Dimitrov. Fritz. Bublik. Goffin. Poi Bublik vince con Goffin. Dimitrov vince con Fritz. Vabbè, Dimitrov, dai. E poi Dimitrov perde con Sinner. E Sinner Medvedev? Chi va? Che è finale? Quarti? Semi. No, semi. Vabbè, dai, mettiamo Medvedev. Quindi ho detto giusto, chi va in finale? Medvedev che perde la finale, ve lo dico adesso, la perde sta finale. Allora, Schwartzman Uchiyama... Schwartzman, tanto Domenico dice Shapovalov deve contraddire qualcuno. Non sarà mai il mio vincitore Schwartzman. E vabbè, Mannarino. Schwartzman vince con Mannarino. Ha fatto al posto tuo. No, che vergogna. ma lo sai che per me Karatsev non va mai top 15, quindi deve perdere una partita. Quindi no, questa la vince. Mi metti Fognini, bravo. Mi metti Schwartzman che vince con Mannarino e Fognini che vince con Schwartzman. Mi sta gasando un po'. Andiamo sotto. Garin vince con Cilic. Questa è di un tosto, mamma mia. Perché questa sembra scritta, ma... Bravo, metti Pet, per favore. perché poi perde con Garin. Bravo. Garin vince con Per, poi Fucovic e Rublev, anche qui Rublev. Ancora Rublev. E ancora Rublev, dai. Poi sotto. Vabbè, dai, abbiamo capito qui, vai Fognini. No, è Fognini il vincitore, io lo so già. Stai in silenzio. Allora, Shapovalov. Con i mask. Ok, poi Kudla, Urkacz. Comunque pensate a chi si collega ora vedendo il titolo Q&A in compagnia di Luca Margaroli e vede davanti a un tabellone. Vai sotto, Humbert vince con O'Connell. Raonic. Raonic, e qui mi metti Humbert come che vinceva Raonic. E Schapo e l'altro? Schapo. Andiamo sotto. Deminaur. Metti Sonego e aspetta, che hai fatto? Giusto, Nishikori e qui Tsitsipas che vince anche con Nishikori. E qua Deminaur, Sonego. Tsitsipas, perdonate. E Tsitsipas vince anche con Schapo.
Semifinale Fognini, con Fognini. Fognini in ciabatte va in finale. E Fognini vince il Fognini vince il Miami Open. Che grande il Moshe. Aspetta, quindi... c'è anche, devi anche dirmi. Ma che vuoi da me ancora? Il numero totale di... Il numero totale di... Di? Il numero totale di ace nella finale? Non ci credo. Ma di ace, di ace sommando i due giocatori? No, no, no. No, sì. Del vincitore, scusa. Del vincitore. By the winner, cioè, il numero... in December. Della finale, però. Quindi quanti Fognini, quanti ace fa in finale? Sì. Mamma mia. E, Quattro. E quanto durerà, quanti minuti durerà la finale? Tanto Cucciolotti dice mi aspetta una carbonara. La finale durerà 120 minuti, due ore di gioco. Mamma mia, quanto caso. E Mosciatti è ufficialmente nella competizione. Come domani vedere, io so dove abiti, Daniele, quindi ti vengo a prendere se non mi fai mettere qualificati domani. Vabbè. 19 ore. Oh, ce l'abbiamo fatta, non l'avrei mai detto, un'ora e due minuti, pazzesco. Ce l'abbiamo fatta, direi che siamo in chiusura. Direi che vi ricordo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale, come al solito. Il basta pirata è stato meraviglioso. Allora, cioè, aspetta, ora possiamo dire anche un altro retroscena. Intanto qua chiedono quanti asciugamani useranno in finale. Effettivamente. Mentre Catram ha messo gli ace totali del vincitore del torneo, le ore che sarebbe stato in campo il vincitore, quindi... Vabbè, dai, devo andare, forza, basta. Andiamo, vai, racconto veloce il retroscena, che una volta che chiudiamo la diretta non resta mai nel backstage a dire grazie neanche ragazzi, adesso. Bella. Ma che se ne va. Non se lo voglio ringraziarvi, non se lo voglio. Anzi, dai. Ciao amici, ciao a tutti. Ciao. Il numero uno. Allora. Io e Luca proviamo a chiuderla un attimo in maniera decorosa, sì, per, esatto. Anche perché coloro che sono rimasti dopo questa cosa qui se lo meritano. Sì, assolutamente, un minimo di considerazione. Allora, intanto vabbè, ringraziamo anche Luca Margaroli per essere stato con noi. No, ringraziamo Luca, non anche, perché se no vorrebbe dire ringraziare anche Mosciatti e questo non ce la possiamo permettere. Sento qua ci dicono in chiusura Musetti Ottavi, no niente. Yeah. Abbonamento, quindi se volete potete anche scrivermi per informazioni. Mosciatti mi ha fatto perdere il ritmo, quindi direi che possiamo chiudere qui. Grazie mille Luca. Grazie a te Lorenzo. Buona serata a tutti. Grazie, alla prossima.